parlerò dell'abito del ciclista. Il ciclista, diciamo che ha una certa naturale propensione all'eccentricità, e il fatto di aver scelto come proprio mezzo di elezione un gioco quasi, uno strumento di equilibrismo, di funambulismo, e il fatto di viaggiare su mezzi spesso autocostruiti, e questo è un mezzo abbastanza estremo, ma spesso le bici sono autocostruite, il fatto di viaggiare senza un tettuccio sulla propria testa e di esporre il proprio corpo nelle strade della città, porta a una naturale, appunto, quasi forma di esibizionismo. E in più, avere in corpo massicce dosi di endorfina generate dall'attività motoria aiuta a vedere le cose in modo diverso, attiva sinapsi e percorsi inaspettati nelle sinapsi, e quindi tutti questi componenti, messe insieme, fanno sì che il ciclista, appunto, abbia una propensione all'innovazione, all'eccentricità, all'esibizionismo, che si vede anche nel modo di vestirsi. Queste sono le suffragette. Le suffragette, non so se sapete, sono quelle che hanno sdoganato l'uso dei pantaloni. Voi oggi potete portare, donne, potete portare i pantaloni grazie alle suffragette, che per dimostrare la loro eguaglianza con gli uomini nel voto, loro volevano votare, ma volevano il diritto al voto, e volevano anche poter circolare in bicicletta come gli uomini, come adesso le donne dell'Arabia Saudita, dell'Iran, che non possono circolare. Loro volevano poter circolare in bicicletta orgogliosamente, prendere il vento in faccia, e volevano farlo con un abbigliamento consono, quindi adatto a non come le gonnone vittoriane in multistrato, ma con i pantaloni. Le suffragette sono solo un esempio delle tantissime sottoculture che ruotano intorno alla bici, che si muovono tra arte, politica e semplice forma di controcultura. Queste sono i Provos, attivi negli anni 60 ad Amsterdam, che sono quelli che hanno fatto sì che oggi Amsterdam sia quella che è, perché hanno creato un'ondata di consenso negli anni 60 che ha posto delle barriere alla motorizzazione di massa. Il Bicycle Film Festival, che viaggia in tutto il mondo, anche qua a Milano dal 2006, è un po' un contenitore di tutte queste storie di sottoculture. E i video che si vedono nel Bicycle Film Festival e poi si vedono anche online sono un po' il grande shaker, il grande strumento di condivisione e di mix tra queste sottoculture e tra questi stili di abbigliamento. Questi in particolare sono quelli che hanno più avuto, forse la sottocultura ha avuto forse maggiore influenza nel generare questi stili, sono i Bike Messenger, cioè corrieri in bicicletta, esistono fin dall'origine della bicicletta, postini in bicicletta, però costituiti come sottocultura nascono negli anni 80, iniziano ad avere i loro raduni, le loro gare, il loro gergo e i loro video, che dagli anni 2000 con YouTube e Vimeo diventano esplosivi e diventano una forma, appunto, di condivisione di iconografia, che poi finiscono anche ad Hollywood. Adesso ci sono anche film di Hollywood che parlano di questa epica del Bike Messenger. Queste sono in particolare le loro gare sul percorso urbano nelle strade di New York. La loro iconografia prende spunto in continui rimandi col passato da quella del bici a scatto fisso diffuse nei velodromi. Questo in particolare è il Madison Square Garden di New York, che nasce appunto come velodromo alla fine dell'Ottocento. Nei velodromi si usano bici, appunto, a scatto fisso, essenziali, pulite, graficamente ineccepibili e anche molto pratiche, perché non hanno pelli che rischiano di rompersi, che possono infastidire. Questa è la bici a scatto fisso riportata sul percorso urbano, su territorio urbano. I Bike Messenger hanno creato una nuova epica urbana che, appunto, viaggia spesso via video. Questi sono tutti potenziali video che adesso non vi faccio vedere, ma si possono rintracciare. Un'altra sottocultura, adesso faccio una brevissima carrellata di storie di sottoculture che girano intorno alla bici, che è quella dei Tweed Riders, questi che hanno invece un'interpretazione del passato un po' più filologica, proprio si vestono come i ciclisti d'inizio secolo, con i loro tweed, hanno i loro raduni, i loro vlog, le loro storie. Questi sono i Brompton Riders, sono
usano le bici pieghevoli, sono dei commuter, dei pendolari, quindi hanno queste buche, metà ciclistico, metà da impiegato, anche qua con un tocco retro. Queste sono uno dei tantissimi ensemble di danza ciclistica, acrodanza ciclistica, anche questo hanno un look tra il retro e il glam punk alla Rocky Horror. Vanno in BMX, fanno anche queste nelle loro radune, è una cultura molto ricca, tra l'altro gli abiti molto spesso se li autocostruiscono, quindi il loro feticcio sono le bici, BMX e le macchine da cucire. Mentre questi sono i giocatori di bike polo, questo è uno sport di strada sempre più diffuso, anche questo con antiche origini e con tutta un'iconografia e un look specifico. Questo sono il bike polo giocato nelle Olimpiadi del 1908 a Londra. Sempre per proseguire sulla carrellata, questi sono The Winkle Circle, un gruppo di artisti, adesso qua erano ragazzini, sono cresciuti, sono diventati delle star, fanno film bellissimi, sono ospiti di talk da TED, e questi miscano un po' il look hippie dei loro genitori con l'iconografia BMX. Questa è una sottocultura invece abbastanza estrema, si chiamano Black Label, sono diffusi in tutti gli Stati Uniti, e sono un po' un'estetica tra il punk, lo steampunk, sono freegan spesso, cioè raccoglitori, cacciatori, si cibano di quello che trovano nelle città, nei interstizi delle città, e questi sono i loro raduni dove fanno questi tornei simil medievali in cui si disarcionano dalle loro bici a due piani, le tour bikes. Questa è una piccola carrellata di tutte le sottoculture che ci sono e che si interscambiano tra loro iconografie, immagini e stili sulla rete di essere diventata una comunità, una nicchia globale che adesso sta crescendo soprattutto molto in Asia. Ci sono queste ondate, l'ondata italiana diciamo c'è stata all'inizio di questo decennio, adesso prosegue in Asia. Tutto questo per dire che c'è il potenziale per fare nel ciclismo, sull'abbigliamento del ciclismo urbano quello che Lacoste per esempio ha fatto col tennis, cioè creare una forma di abbigliamento che uno può utilizzare anche per andare al lavoro, per fare cose ordinarie, legate a un'attività in qualche modo sportiva. In particolare il tennis tra l'altro è anche abbastanza indiretto, perché uno non va in giro con la racchetta da tennis, però si veste da tennis. Quello che può accadere è che ci si veste da bici, guarda caso anche per andare in bici e per muoversi in città. Una cosa che sta già accadendo, c'è già una scena di tanti marchi che stanno lavorando su questo terreno. Questa è una sfilata a San Francisco di ciclisti, un defilé di abiti ciclistici. Questo è uno dei tanti blog, alcuni dei tanti blog di street style ciclistici. Questa è una rivista con un art direction molto buona, una rivista olandese. Questo è uno dei tanti club, questo in particolare di Berlino, ma ci sono ormai centinaia in tutto il mondo, ispirati a punti di ritrovo per ciclisti e che fucine di nuove iconografie ciclistiche. Questa in particolare è ispirata al Kairin, una specialità giapponese con questo strano look da Teletubbies. Questo è uno dei marchi che si sta muovendo con molta credibilità e autorevolezza sul settore nell'ambito ciclistico, è l'Ecoq Sportif, un marchio di alto livello soprattutto in Francia, che ha appunto reinterpretato l'iconografia ciclistica un po' con uno stile anche abbastanza simile a quello di Lacoste. Questo è il loro testimonial milanese. Frank, che non è qua, che è un fotografo ma è uno di Milano, non a caso scelgono testimonial che sono sempre dei veri ciclisti. Uno dei temi è quello del conoscere bene, per muoversi con credibilità in questo terreno, conoscere bene proprio il pubblico e a stretto contatto con la community. Lui è un ciclista, adesso è sul Mortirolo, per quello non è qua, ma è anche un campione di bike polo. Questo è un marchio invece della West Coast, che è uno stile invece molto British, old British, ma molto tecnico in realtà. Questi capi che sembrano tutti così classici in realtà sono elasticizzati, rinforzati, hanno una patella sul cavallo, insomma sono tutti, hanno studiato tecnicamente per essere adatti al ciclismo. Questa è una collezione di Levi's, dedicata ai commuter, si intitola appunto il commuter.
Mentre questi sono i messenger bag, che nascono, che è proprio un nuovo genere di borsa che nasce proprio dalla cultura dei messenger, quelli di cui parlavamo prima, che coniugano le caratteristiche di uno zaino, quindi devono essere solide, devono stare ferme sulle spalle, ma anche la praticità di apertura di una tracolla. E quello è un marchio che si chiama Chromi, che sta facendo tantissime cose molto interessanti. Questo è Freitag, che nel suo stile industrial chic, eco-industrial chic, nasce intorno al tema della bici, sta facendo molto. Questo è un marchio svizzero che invece lavora soprattutto sulla tecnologia. Loro prendono, hanno preso gli stratagemmi naturali di alcuni animali per difendersi dal calore o dal freddo, gli animali che vivono a climi estremi, e riproducono a livello nanotecnologico queste tecnologie e con prestazioni pare incredibili. Chi sono questi tre brutti ceffi? Sono Paul Weller, Paul Smith e Bradley Wiggins. Paul Weller dei Style Council, Paul Smith lo stilista, Bradley Wiggins è un ciclista maglia gialla. Loro sono tra le persone che hanno influenzato di più un altro personaggio. Sono accomunati ad essere tre dei mod, quindi conoscono bene le sottoculture. Sono italianofili, cioè nella cultura moda, come sapete, c'è il culto dell'Italia, la Lambretta, la Vespa. Loro hanno riportato questo, loro e soprattutto questo loro amico, questo è ancora Paul Smith, che è un grande ciclista, questo loro amico Simon Mottram ha creato un marchio che si chiama Rafa, che sta appunto componendo la cultura mod, l'estetica mod italianofila, con la cultura del ciclismo su strada. Sta facendo con grande credibilità, grande cura per l'art direction, per lo storytelling. Hanno una bellissima rivista dove raccontano tutte le iniziative che fanno, sono molto attivi, hanno gare. E queste sono le collezioni che fanno non per il ciclismo agonistico, ma per quello, diciamo, per il ciclismo urbano, con tutti dei dettagli, la taschina posteriore, dettagli ciclistici, insomma, per coniugare funzionalità e uno stile. Questo è quindi quello che ne viene fuori, questo stile abbastanza neo-mod, tecnico-ciclistico. Hanno anche dei bellissimi club, molto curati in tutti i dettagli. Loro sono orgogliosamente made in Italy, fanno appunto dell'Italia, dell'italianità, del tutto per l'Italia un loro vanto. Dov'è l'Italia invece di tutto questo? Eravamo fino agli anni 2000, eravamo qua, che è un po' la berlusconizzazione dell'abbigliamento, cioè tutto diventa uno spazio pubblicitario, orribile, ci si vergogna a metterlo. C'era un passato glorioso, ancora i bandoni, da cui i rimandi ai mod che piacevano tanto ai tre botticelli di qui sopra. Ci sono dei marchi che si stanno muovendo con grande credibilità, stanno sperimentando. Questo è Biciclista, che ha questa, loro sono basati nella Bassa Padana e hanno questa estetica street basso padano interessante, hanno una loro rivista, stanno sperimentando bene. Questo è un altro marchio che si chiama Passione, che secondo me invece sta lavorando molto bene sui capi, ma a livello di narrativa questo sembra un po' una foto da fotoromanzo, non ha una storia, non è credibile, non è un ciclista, non c'è qualcosa che non torna. Un marchio molto tecnico, molto elegante anche, ma che rimane sul ciclismo della domenica. Questo invece è un altro quanto marco, dei capi bellissimi, Castelli, ma la foto sembra un po' da postal market. Insomma, manca un po' la narrativa, manca un riferimento. Questa è una rivista che è nata da poco e qua siamo a Milano. Milano ha una grandissima tradizione ciclistica, ha marchi gloriosi, la Ferrari della bici ha sede qua a Milano, è un marchio di design che ha vinto il Compasso d'Oro, che gioca con l'arte, è più famoso quasi a New York e a Tokyo che a Milano. Qua, per omaggio al padrone di casa, Cinelli ha lavorato con Giacomo Mendini Guerriero sull'abbigliamento ciclistico. Dov'è il padrone di casa? Non c'è, lo diciamo dopo. E questo era un esperimento degli anni 80, chiaramente immagino riferito al futurismo, altra sottocultura urbana milanese, in questo caso, che aveva il culto per i velocipede. Abbiamo a Milano dei club dedicati alle bici, abbiamo dei marchi, Bastard, che viene dallo street, riprendono anche loro il tema del bandone, con credibilità si stanno buttando sul ciclismo, cioè abbiamo la cultura del ciclofficine.
Insomma, tutto questo, finito il tempo, tutto questo ha un grandissimo potenziale, bisogna solo unire i puntini. A Milano può essere una città che si mette in testa questo movimento dell'abbigliamento ciclistico, che ha dietro un movimento che sta crescendo, 20% all'anno di ciclisti in più nel mondo, soprattutto nelle grandi città globali, quelle che hanno già fatto il giro a 360 gradi, che si sono strappati dall'auto. Quindi insomma è una grande occasione che bisogna non far marcire come il parquet del Vigorelli, quando c'è al momento sta marcendo, ma c'è qualcuno che ci sta lavorando. Grazie.